36 comuni che magari Roma e i governi passati vivevano come lontani, perché tanto il Molise è piccolo, quindi posso anche non investire sulle strade, le autostrade, le ferrovie, le dighe. Io voglio fare l'esatto contrario, trattare il Molise come tutte le altre regioni italiane, così probabilmente c'è voglia di buon governo, c'è voglia di Lega. E da ministro delle infrastrutture mi sono impegnato con i sindaci, la Tridina, la Tifernina, le ferrovie, il viadotto, la diga del Liscione, l'80 di Isernia, insomma ci sarà da fare per recuperare anni perduti in Molise. Oggi ho incontrato 7 comunità diverse, qual è l'umore della gente verso questa proposta? Hanno voglia, hanno curiosità perché vedono che la Lega governa bene dalla Sicilia al Veneto, dalla Calabria alla Lombardia, ed è giusto che anche il Molise possa approvare il buon governo della Lega. Per noi le priorità sono due: salute e sanità, perché negli ultimi anni, a prescindere dai colori dei governi regionali, non si è fatto tutto quello che si doveva sulla sanità. E poi infrastrutture, che significa lavoro, significa sicurezza, e anche il nuovo codice della strada che porto in Consiglio dei Ministri martedì ha l'obiettivo di salvare vite in Molise come in tutta Italia. Grazie. Buon lavoro, ragazzi. È stanchissimo.